Ah, scavare, sempre scavare. Come faremo ad evadere così? Beh, a me piace scolpire le pietre, Joe. Oh, un altro Dalton! Deve essere un cugino del nord, è così pallido! Ma tu che fai? Aiutaci a trovare il modo di scappare invece di perdere tempo con questa roba inutile! Sublime! Ma che sensibilità! Lo ha fatto lei, Everell? Sì! E l'ho chiamato... il pensatore arrabbiato! Ah sì! Aspetta di vedere come chiamerò te il tuo capolavoro! Dobbiamo assolutamente esporre la sua opera in città! Everell deve poter esprimere il suo talento in piena libertà! Libertà, ha detto! Mi piace questa parola! Lei crede, cara? Beh, in effetti noto anch'io un certo qual talento, ma... Sì, la signorina Betty ha ragione! Everell è un artista nato, signore, io l'ho sempre detto! Ah sì? Non aveva detto che era roba inutile? Ma siete voi quelli inutili! Ho un piano! Ci sostituiamo alle sculture e scappiamo durante la mostra, capito? Allora, dove eravamo arrivati? Già, mi immagino i titoli del giornale. Direttore scopre genio nel suo penitenziario. Meraviglioso! Cioè, volevo dire, approvo. Sono d'accordo con lei. Ora la sola cosa che deve fare è lavorare, signor artista. Ehi tu, non ti muovere! Oh, che magnifica scultura! È veramente un grande artista, mio caro Everell! Oh, guarda, altri cugini del nord! Bene, andiamo a dar loro un salutino! Oh, perché siete così duri con me? Ehi tu, metti giù quelle zampacce! Deve essere una tradizione nordica, una specie di rito di benvenuto! Bene, è ora di passare alla fase 2! Ok, Picasso, ora dipingici! Subito, Joe! Qual è il tuo profilo migliore? Ma no, imbecille! Devi dipingerci di grigio come le tue sculture! Su, fagli vedere! È facilissimo! Non dobbiamo muoverci! Siamo delle statue! Certo che sono veramente identici! Hai ragione, sono brutti come gli originali! Se ne vanno già! Peccato, non saprò mai perché sono stati così duri con me! Questo esempio di reinserimento attraverso l'arte sembra una vera e propria favola! Una favola? Oh no! Una strega malvagia ha lanciato loro un incantesimo e li ha trasformati in statue! Presto! Li posso risvegliare solo con un bacio! Giuro che anche se dovessi attraversare tutto il deserto li raggiungerò! Ho l'onore e il privilegio di presentare un immenso artista di cui ho scoperto il talento nel prestigioso istituto di cui sono direttore. Signore e signori, ecco a voi Everell Dalton! Bravo! Oh, vorrei ringraziare i miei tre fratelli, senza i quali oggi non sarei qui. La mia cara mamma, Madame Dalton... Dai, taglio corto! Non possiamo stare qui tutto il giorno! Sergio, Brian, Robert, Monza! Sbrigati, imbecille! E adesso vi invito a visitare questa splendida mostra. Dopodiché vi attende un ricchissimo buffet! Perfetto, abbuffatevi mentre noi ce la filiamo. Everell, stiamo andando! Everell! Che ne pensa, signorina? Oh, guarda che imbecille! Allora, Everell, quale sarà il suo prossimo lavoro? Sono certa che ha già in mente qualcosa di speciale. Everell, noi ce ne andiamo! Di già! Ma Joe, non ho assaggiato tutti gli stuzzichini! Che ha detto? Vuole fare dei baldacchini nel cortile? Ma è un'idea fantastica! Ne parlerò subito con il direttore! Eccomi, Joe! Ho fatto il pieno! Ora ce ne possiamo andare! No, 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 non così in fretta, amico mio. Questo signore vorrebbe farti un'intervista. Il vostro salvatore è arrivato. Oh, ecco le statue. Niente, non funziona. Proviamo con un'altra. A
appena il grande scultore avrà terminato l'intervista, ce la filiamo! La mia ispirazione, dice. La faccio coi polmoni, una specie di ginnastica. Ispirare, espirare. Uno, due, uno, due, uno, due. Questi artisti, che immaginazione! Ne ho già parlato del programma culturale adottato nel nostro istituto. Sei veni artista o ti sistemo la faccia in puro stile Picasso? Un artista mai Nessuna reazione. Ehi, ce ne sono altre. Facciamo un ultimo tentativo. Libertà, a noi! Arriviamo! Che cosa fai? Lasciami! No, ho detto lasciami! I Dalton stanno scappando. Fermateli! Vieni la via! Forza, ragazzi! Finalmente liberi! Cosa sta succedendo? Non riesco più a muovermi! Arrivo, aspettatemi! Che sfortuna, Everell! Hai confuso la vernice grigia con il cemento a effetto ritardato! Ah, Everell! Ma questo è un altro dei suoi capolavori! Sarà perfetto per la mia nuova collezione! Ehi, fratellone, per favore dammi una grattatina! Mi prude dappertutto! Sento come un profumino, ma di che cosa? Una puzzola! Oh sì, è assolutamente identico al profumo che usava la mamma! Vieni qui, piccolino! Vuole questa qui? Scusa, ma ora devo andare. Oh, grazioso! Che ne dici del nostro castorino? Non è un castoro, stupido! Quello è un piano! Un piano? Aspettatemi! Ragazzi, non sentite uno strano odore? Vuoi catturare la puzzola? Ma la puzzola puzza! È per questo! Quella bestiola può mettere tutti fuori gioco, ma noi saremo protetti! Passami una molletta, Everell. Così non sento niente! Così sì, così no! Così sì! Così no! Abbiamo capito! Ma come la catturiamo, quella piccola puzzola? Ehi, di casa, c'è nessuno? Siamo amici! Una puzzola! Tra le mie braccia sarà al sicuro! La fortuna è dalla nostra parte! È proprio graziosa! Vieni qui! Dateci la chiave o vi faremo un bel regalino! Faccia quello che chiedono! C'è cattivo odore, vado a prendere un po' d'aria fresca. Pete, Emmett, li seguiremo a debita distanza. Shh,
giù. Li abbiamo seminati. Narsi, ma non per molto. Con questa puzza ci troverebbe anche un cieco. Ehi! Dobbiamo lavarci. Dobbiamo lavarci! Avanti, ragazzi! L'acqua è fantastica! Ora dovremmo dormire! No! Ancora no! Ai! Non mi sentite meglio? È la doccia svedese! Imbecille! Ora ti spruzzo io! Ti disintegro! Ti polverizzo! Ehi! Non puzziamo più! Oh, che cosa ci fanno i Dalton in una sauna? Devo dire che almeno è fedele! Oh, la mia piccolina! Dobbiamo liberarci di quell'animale! Dammelo subito! No! Tu non toccherai questo dolce piccolo esserino, vero tesoruccio? Ridammi quella bolletta! Ridammela! Ok, ma non toccare più la mia cuccioletta! Il problema è che non possiamo catturare Dalton rimanendo a debita distanza! Non ci credo, è un sogno! È proprio quello che ci serviva! E si va! E dove si va? Non sento più niente! Da quella parte! Avanti, sbrigati, Everell! Addio, piccola! Andiamo, dobbiamo lavarci! Due volte nello stesso giorno! Bravo, Pete, cercali, cercali! Così, Pete, bravo il mio cucciolone! Valli a prendere, Pete! Ma signor Peabody, Pete Dodeo cade! Forse no, ma ha un fiuto eccezionale! Lo sentite questo profumo, ragazzi? Ah, è la libertà! Ma io è di nuovo l'odore di quella puzzola! Prendetela! Questa volta ci penso io! Nessuno si muova! Bani d'alto, Dalton! Oh, signorina Betty, lei ha lo stesso odore della mia mamma! Bene, è giunta l'ora di farci tutti un bel bagno. Non posso crederci, tre volte in un giorno! Melvin Peabody? In persona, e sono profondamente onorato di essere il direttore di questo penitenziario. Su ordine del governatore, vi affidiamo il più crudele e pericoloso criminale di questo vasto continente, dal nord del Canada fino al Rio Grande. Da questo momento in poi è affidato alla vostra cura e responsabilità. Avanti, uomini, andiamo! Bene, bene. Emmett, Pete, aprite la scatola, per favore. Sì, avanti, aprite quella scatola di sardine, così vediamo anche noi questo criminale. Oh, deve essere una sardina davvero enorme! Ah, una mummia! Ma non è una sardina quella, è un gamberetto! Buongiorno, io mi chiamo Jenny. E questo sarebbe il pericoloso criminale, ma scherziamo! La mamma ti ha perso di vista. E dimmi, la tua bambolina qui come si chiama, eh? Ghiri. La mia bambola! Joe, restituiscile la bambola, non vedi com'è disperata? Se qualcuno prova a toccare la mia bambola, lo faccio a pezzi e lo metto nel tritacarne. Dopo averlo rivoltato, l'ho rivolto come un calzino! Sto morendo dalla paura! Ascoltami, Bella, noi siamo i Dalton! Tutti e quattro insieme, io più di tutti! Abbiamo rapinato più banche nella nostra vita di quante pappine hai mangiato tu! Quindi, bimba, porta rispetto!
A ripensarci, la ragazza merita in pieno la sua reputazione. Quindi la marcheremo a stretta e appena evaderà, la seguiremo. Ehi, piccolina! Oggi non è il tuo giorno di doccia, vero? Non ci resta che seguire la cuccioletta! Ehi, sta piovendo! Ah no, è la doccia che perde! Deve essere un piano diabolico per impedire agli archeologi di entrare nella cripta segreta nascosta! Erano menti geniali questi egizi! Vedi, caro il mio signor Spavaldo, non vorrei darti una delusione, ma io sono abituata ad evadere da sola! Ma noi non stiamo affatto evadendo, stiamo solo passeggiando lungo le tubature per prendere una boccata d'aria caramellina. Oh. Cos'è questo rumore? Te lo ripeto e spero che sia ben chiaro, i miei piani li realizzo da sola! È tutto chiaro? Joe, perdiamo tempo! Non la smette più con quelle trottole! No, sta pianificando la sua prossima evasione, me lo sento! Che vi avevo detto? Coraggio! Seguiamo le orme della pivella! Volete seguire quella mummia nelle catacombe? Ma è una follia! Dove sarà finita? Sento il suo odore! La mummia con i codini deve essere seppellita qui! Siamo liberi! Capo, i visipalli ti hanno fatto un enorme buco proprio nel bel mezzo del tuo sacro campo da golf! Cosa? Frecce, tomahawks e mazze da golf! Prendiamoli! Cerchiamo una città, rapiniamo due o tre banche, ci spendiamo tutto in un saloon e ricominciamo una nuova vita! Guardate, è pieno di uccelli su in cielo! Si salvi chi può! Adesso basta, lasciatemi in pace! Per l'ultima volta io evado da sola! Visto che non avete mai smesso di seguirmi, ho cambiato idea! Potete evadere con me, d'accordo? Ci puoi scommettere che siamo d'accordo? Cosa vuoi che facciamo? Saltiamo su quei palloni gonfiati e rimbalziamo sempre più in alto finché Boing! Non saltiamo dall'altra parte! Geniale! Avanti! Rimbalziamo, hop hop hop, e siamo liberi! Ma questo non fa hop hop hop, fa tic-tac, tic-tac! Tic-tac! Io che vado... sempre da sola. La, 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 la. Come facciamo a organizzare un piano di evasione ora che Jenny è scappata dal penitenziario? Non abbiamo bisogno di lei per scappare, possiamo farcela con le nostre forze. Posta! Ecco per i Dalton. Ciao, sono Jenny. Visto che mi siete simpatici, io sono molto gentile e vi ho inviato un regalino. Ciao, è la chiave del penitenziario. Che adorabile dolce monella! Allarme! Una mummia in miniatura con poteri malefici! Vieni qui immediatamente! Da là sotto la mini mummia non riuscirà mai a raggiungerci!
Lei ha capito che intende dire? Gli indiani li hanno attaccati, ma sono riusciti a fuggire attraverso il deserto. Questo gentiluomo è muto. Vuol dire che chiedono ospitalità per la notte. Siete i benvenuti, signor. Posso sapere il suo nome? Renard? Ah, Renardo, mi scusi. Deve aver fatto una seduta intensiva di agopuntura. Oh, questo deve essere un pizzaiolo. Don Ciego de la Vega. Soy un gentiluomo messicano. Dobbiamo scassinare quel baule. Dentro ci potrebbe essere qualcosa di utile per evadere. Questa deve essere la notte di Halloween. Maledizione! Ora avete scoperto il mio segreto. Por favor, non traditemi. Non dovete dire a nessuno che il mite Don Ciego altri non è che... Zorro! E chi sarebbe Zorro? È il giustiziere mascherato che combatte la ingiustizia e difende i poveri e gli oppressi. Con quell'attizzatoio da barbecue. Bella trovata. È vero quello che hai detto, che difendi gli oppressi? Il governatore è una persona malvagia. Se la prende con la povera gente innocente come noi. Ormai siamo talmente oppressi che ci sentiamo depressi. Quindi quel perfido tiranno vi ha accusato di aver rubato le haciendas che invece erano vostre? Sì, Renardo. Esta es una misión por Zac Zac Zorro. Caspita, è alto per essere un pizzaiolo. Però non sento odore di pizza. Com'è entrato? E il mio nome è racchiuso in una lettera che può essere fatale. La X che sta per Zorro. Zorro! Se salvi chi può! Siamo liberi! Zorro! Ora siamo fritti. Direttore, un misterioso bandito si è introdotto furtivamente nel penitenziario. Si è presentato come... Zorro! Che strano, di solito cercano di uscire. Ho provato a catturarlo, ma quell'ombra era più veloce di un fulmine. Era alto più o meno così, aveva uno strano accento e un paio di baffi di quelli sottili. Misteritudine, tenete gli occhi aperti, potrebbe trattarsi di un TEM, tentativo di evasione mascherato. Ancora tu! Attenzione! È arrivato il terribile Zorro! Ehi, dobbiamo andare da questa parte, imbecille! Zorro! Cos'è questa baccanitudine? Eccolo, lo vedo! Arrestate quell'uomo con quel ridicolo costume! Troppo tardi, signor direttore! Quel diavolo di un Zorro è riuscito a fuggire! Strano, tutte le volte che Zorro appare, il signor della Vega non è presente. Il direttore sospetta di te, questo complica le cose, ma ho già pensato a un piano per convincerlo che non sei Zorro. Ta-da! Eccolo che avanza, non perdetelo di vista! Io sono el Justiciere Smascherados e libererò las personas depresses! Oles, Zac! Ma allora lei non è Zac Zac? Questo è il momento buono, ora devi sparire! Eccolo là!
E il mio nome è racchiuso in una lettera che può essere fatale. Una X che sta per Zorro! Le chiavi! Perfetto! Zac, zac! Aspettate un momento, voglio dire almeno una volta quella frase. Il mio nome era chiuso in una lettera fatale, la X, zac zac, che sta per Everest. Il pizzaiolo è conciato male, si è cotto troppo. Il giustiziere mascherato è Everest? Quando hai imparato ad usare la spada? Non c'è niente che possa sorprendermi quando si tratta dei Dalton. Lo Dalton? Los famosos bandidos, muy cattivissimi, muy stupidissimi. Hai ragione, Renardo. Sono dei traditori. Ci hanno ingannati. E pensare che avevo sospettato di questo distinto gentiluomo. Che terribile errore. I pizzaioli mi sono sempre stati simpatici. Sono così espansivi. Lai, 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 lai. È davvero incredibile quanto è elastico questo tessuto! Quando si mette a fare la casalinga non lo sopporto proprio. Ci serve un piano. Io ne ho uno fantastico! Ci travestiamo tutti da calzini! I calzini possono uscire, no? Ecco un altro dei tuoi stupidi piani. Perché i miei piani sarebbero più stupidi dei tuoi? Perché io sono piccolo e intelligente, tu sei alto e stupido. Hai beccato una pozione magica? Certo che ho la pozione per rimpicciolire alberi, barche, cavalli, quello che vuoi. E un Dalton no. Sì, ma non so se potrebbe avere degli effetti collaterali. Oh, Pia! No. William, ti vedo doppio. No, lui è Everest. Ho deciso di diventare un Dalton piccolo e intelligente come te. E ce l'ho fatta! Scommetto che Vero Falco ti ha dato una delle sue pozioni. Ce n'è per noi? No, l'ha bevuta tutta. Beh, con due John troveremo di sicuro un bel piano per evadere. Vediamo chi dei due lo trova prima. Che strano, quando sei intelligente tutto sembra più grande. Io ho un piano. Non so perché, ma mi sento un po' strano. Oh, ma che è successo a questo povero cane? No, niente di grave. C'è qualcosa di diverso qui, ma cosa? Beh, oggi è San Melvin e allora io e i miei fratelli abbiamo pensato di farle un regalino. Un pupazzetto di Dalton è veramente carino, grazie, ma di che cosa è fatto? Faccia attenzione, è delicato, lo deve tenere qua. Bene, Everest prenderà le chiavi della prigione e tanti saluti. Lo aspetteremo qui. È orribile, oh! Ma quanto diavolo ci mette? Si dovrebbero rimpicciolire le zampe, tutto qui! Magari adesso sentirà quello che gli diciamo, no? Oh, ma questa è la chiave! No!
Eccolo là! È sempre più agitato! Dove diavolo è finito? Guarda, è sul chewing gum attaccato alla zampa di Rantanplan! Quella caccoletta! Dov'è la chiave? Che cosa hai detto? A Corruomo! Hanno rubato la chiave del penitenziario! Deve essere stato uno dei Dalton! Dov'è Everell? Tu, confessa! Dov'è? Sta attento, un'ape! È una cosa incredibile, Everell è fuggito da solo! Emmett Pitt, cercatelo! Everell è scappato da solo, davvero! Oh, è un genio! Sì, ma la chiave ce l'ho io! Non c'è traccia di Everell! Dove sarà finito? Lo vedete? Sì! Ciao! Arriva! Eccolo! Guardate, è diventato piccolissimo! Ma no, babbeo, è solo perché è lontano! Andate a prenderlo! Come faremo a scappare senza farci vedere? Facile, ragazzi! Useremo i calzini! Non direte sul serio! Sì, certo! Everell è un genio! E ora forza! Pigliamocela! Cosa sono? Calzini selvatici? No, Emmett! A me sembrano più dei grossi bruchi! Ma che dite? Sono i Dalton! Andate a prenderli! I bruchi si sono trasformati in Dalton! Un'altra evasione fallita! Ho il morale sotto i calzini! Andiamo, forza! Il bucato deve essere bianco come colomba immacolata! Odio fare il bucato! Mi bagno tutto! Come dice Confucio, i panni sporchi vanno lavati in casa! Sai che ci devi fare con il tuo Confucio? Questa è l'occasione per trovare qualcosa di utile che ci permetta di scappare. Vuoi assaggiare, Joe? È buono, sa di fiori d'arancio! Ho detto qualcosa di utile! Che cosa hai trovato? Un libro sull'ipnosi. Lo sapevi che si può far credere a un gatto di essere un topo? Ehi, questo sì che è utile! Se noi riusciamo a ipnotizzare le guardie, potremo prendere le chiavi e saremo liberi! Bene, sono pronto! Everell, guardami dritto negli occhi. Ora ti sentirai molto piccolo e avrai tanta voglia di formaggio. Tu adesso sei un topo! Ha funzionato! Pensa di essere... un gatto! Quello è un cane randagio! Verrà dal deserto, è la prima volta che lo vedo da queste parti! Ehi, ciao, fratello! Giochiamo a gatto e topo! Oh, sei davvero bravissimo, lo sai! Fateci uscire subito, abbiamo bisogno di aria fresca! Perché ci hai scambiato, Dalton, per due asini? Niente male come idea! Le vostre orecchie sono sempre più lunghe! Ora siete due asini! Thank you.
Le chiavi! Stanno scappando con le chiavi! Tornate qui, datemi quelle chiavi! Non mi prendi, non mi prendi! Basta con i giochetti! Date le chiavi allo zio Gio! Non si scherza con un Dalton! Ora vi sistemo io! Ma che sta succedendo? Forse ci sarebbe bisogno di un dottore. Sembrano quasi posseduti. Meglio chiamare subito uno specialista. Sembra che l'animale totem di questi visi pallidi si sia impossessato dei loro spiriti. Cercherò di liberarli. Non mi è mai piaciuto il giro tondo. Mi dia le chiavi, su! E perché dovrei, scusa? Perché mi hai preso per un pollo? Un pollo? E perché no? Lei è ricoperto di piume, le piace il ripieno, lei è un pollo! Oh no! Che cosa ha fatto il signor Peabody? Lei è una cerbiatta, una dolce piccola cerbiatta! Ci sei riuscito, Joe! Beh, più o meno, una bufala assomiglia un po' a una cerbiata, è solo un po' meno dolce. Purtroppo è impossibile comunicare con questo spirito. Forse dovrei provare con un altro. Falco, hai fatto arrabbiare gli spiriti del totem? È divertente giocare a gatto e topo, ma ora ho tanti nuovi amichetti con cui giocare. Le chiavi! Ci dia le chiavi! Forse potremmo attirarlo qui con una mosca. Le rane vanno pazze per le mosche. Una mosca? Beh, non è una cattiva idea. Guardami bene negli occhi che ti ipnotizzo. Io non voglio essere divorato. Sei matto! Sta tranquillo, tanto non è capace. Non funziona mai. A meno che io non cambi metodo. Tu sei grande. Ti piace brucare l'erba. Tu sei una mucca! Allora, chi è che non è capace? Ehi, tu lassù, vieni a fare uno spuntino! Dove sono i Dalton? Vieni, Libia! E basta con lo zoo! È ora di aprire la gabbia! Stop! Hai rubato tu il libro di ipnosi! Devi restituirlo subito! Scordatelo, bella lavanderina! Ti trasformo in un canarino! Anch'io ho letto quel libro! Tu vola e sale un pallo da stilo! E tu sei un coyote! Una sciabonetta! Un lupo! Una molletta da bucato! Un orso! Sì! Sono il più forte! Everell, non è questo il momento, per favore! Non bisogna mai abbassare la guardia! È stato molto gentile da parte sua ad ipnotizzarci, Minglifu. Ma credo che lei abbia dimenticato qualcuno, no? Minglifu vuole aspettare ancora un po' con Dalton. È molto utile così. Signor direttore, che cosa rende così prestigioso un penitenziario? Il suo ambiente, certo, dei feroci detenuti può darsi, dei guardiani inflessibili, di sicuro. Ma cosa sarebbe un carcere senza gli adeguati accessori, senza i suoi gioielli? Le palle. Oh, guardate, un venditore di papalle! La palla di pelo rosa per una vita in galera meno noiosa! La palla di cristallo per una cella da sballo! La palla di vetro perché il futuro non sia tetro! E la palla da bowling, la distrazione del detenuto! Vogliamo provarla? La papà!
stralla! Strike! Molto interessante, certo, ma la caratteristica più importante è la sicurezza. Allora ho esattamente quello che fa per lei, la I-palla. I come incredibile. Dimostrazione? Forza, signori, evadete. Spero che lei sappia cosa sta facendo. Si rassicuri, non andranno lontano. La I-palla è collegata a una rete elettromagnetica che circonda il penitenziario e, se il prigioniero oltrepassa questa barriera invisibile... La I-palla lo riporta a casa. I come incredibile. Il sistema è sicuro al 100%. Soddisfatti o rimborsati? Addio! Nessuna stupida palla moderna potrà mai impedirci di scappare. Ehi, ragazzi, sono passato! La baballa! Questo lavoro è diventato molto rilassante. Ti andrebbe un cocktail? Se le palle stanno sopra le nostre teste, il nostro corpo farà da schermo. Ho le vertigini, Joe! È veramente impressionante! Sì, in effetti con questo sistema si potrebbe anche fare a meno delle guardie. E se perdessimo il nostro lavoro? Dovremmo dimostrargli che il sistema non funziona. Guarda quegli stupidi laggiù. Sottoterra non funzionerà. Funziona! Funziona! Sì che funziona. Siete fortunati, ragazzi. Grazie all'efficienza delle nuove I-palle siete esonerati dalle guardie notturne. Contenti, vero? Ma non c'è niente che possa bloccare il sistema di sicurezza? Sì, io. Volete vedere come? Per attivare o disattivare il sistema devo solo digitare un codice segreto. Così è disattivato. E così invece è nuovamente attivato. E qual è il codice? Niente da fare, l'ho scritto in un posto segreto, naturalmente. Buonanotte, a domani. Odio questa diavoleria. A mezzanotte in punto il sistema di sicurezza della I-palla si disattiverà per un minuto. Non facciamoci domande inutili, filiamocela. Giochiamo a papalla pure di notte, che forte. Finalmente liberi! I Dalton sono evasi? Com'è stato possibile? Oh, beh, noi non ne sappiamo niente. Eravamo dispensati dalla guardia notturna. È tutta colpa di quelle cose moderne. Ma ora ha bisogno di noi per cercare quei quattro, giusto? Pronti? Liberi! Sì, sono passati di qui. Ma dove sono le papalle? Non si gioca così! Ma... Niente panico, signore! Noi li troveremo! Siamo noi il miglior sistema di sorveglianza e ricerca! Benissimo! Da che parte? Di là! Il mio sistema è infallibile! Se i Dalton sono fuggiti, vuol dire che avevano il codice! Quindi non è del tutto infallibile, giusto? In questi frangenti c'è un trucco di riserva! A 10.000 metri dalla prigione le I-palle esplodono! Sì, in effetti fanno un bel botto! Oh, luccica come una palla di Natale! Io dico che è pericoloso, allontaniamoci da quella cosa! Ehi, non
potete lasciarmi qui! Grazie! Lei aveva detto soddisfatti o rimborsati? Rimborsati! Ah, no, 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 no! Ma che succede? Attenzione! Tutti a riparo! Seguiamo le tracce! Forse non l'ho digerito bene! Ora va meglio! Finalmente ci siamo liberati di quella palla! Siamo liberi! Siamo liberi! Molto bene, è ora di tornare in cella. Se le dicessi che qualcuno ci ha fatto scappare, ci crederebbe? Nessuno mi crede mai. Per forza poi uno diventa cattivo! Posta! La posta! Il mio pacchetto! Dov'è il mio pacchetto? Forza! Beh, allora, non lo apri, Joe? Non qui, ci sono un po' troppi curiosi. Oh, è un regalo, è il mio compleanno, non mi ricordo, però i regali mi piacciono. Cari fratelli Dalton, ho il piacere di presentarvi la nostra prossima via di evasione. Gigi, la giraffa. E si può sapere come pensi di evadere con una giraffa, Joe? Beh, aggrappati al suo collo, naturalmente. Di notte salteremo sulla giraffa, ci arrampicheremo sulla sua schiena, saliremo sul suo lungo collo e opla, saremo liberi! Sì, ma guarda che questa giraffa è troppo piccola. Avresti dovuto prenderla di una taglia più grande. Questa giraffa appartiene a una specie rarissima che cresce di 60 centimetri al giorno. Ciò significa che, diciamo, fra non molto tempo saremo liberi. Ma dico, mi hai preso per la tua mamma? Che diamine sta succedendo lì dentro? Mi piace il giorno del mio compleanno, quando gli amici aprono la porta e dicono sorpresa! Che cos'è tutto questo baccano? Baccano? Ma quale baccano? Cosa nascondi sotto la coperta? Niente! La piccola voglia di giocare. Mi sento come se avessi dormito su un tappeto di chiodi. Guarda, Joe, la tua giraffa ha brucato i nostri letti stanotte. E comunque avevi ragione, sta crescendo. Ehi, facci piano. A questo ritmo fra tre giorni saremo fuori. Brava bestiolina, grande Gigi. A me non accarezza mai la schiena così. Ci stanno mettendo un po' troppo adesso. Guarda, ti ho messo l'acqua in una ciotola e questa sera ne troverai un'altra piena di cose buone da mangiare per farti crescere alta e forte. A me non accarezza mai il musetto. Li voglio seguire, sono troppo curioso. La mia Gigi, ma sì, papà è tornato. Che c'è? Sono contento che stia crescendo bene, ecco tutto. Forza, in cucina. Dobbiamo sgraffignare da mangiare per Gigi. Da mangiare per Gigi? Sii prudente. Oh, la mia Gigi si leccherà i baffi! Che cosa ci fai con quei cavolfiori, Joe? Vuoi dirmi che sei diventato vegetariano? No, ho adottato una lumaca! Una lumaca grande così! Ai! Furto di cibo, rifiuto di collaborare! Ti sei guadagnato 10 giorni di isolamento, Joe! La mia Gigi si domanderà dove sono finito! Bene, stanno preparando il buffet. No, Gigi, il tuo Jojo non è qui. Come vedi, non ha esitato a lasciarti sola come una vecchia calzetta.
Hanno anche previsto uno spettacolo da circo, che dire, hanno fatto proprio le cose per bene. Se le guardie trovano Gigi, mangeremo hamburger di giraffa. Tanto meglio! Ho visto una giraffa in corridoio. E me! Ehi, c'è una giraffa nel penitenziario! Ma come ha fatto ad entrare? La mia giraffa! Vogliono farle del male! Tranquillo, Joe, ti faremo uscire da qui! Ma dov'è finito? Qui! Sono qui, imbecille! Dobbiamo ritrovarla prima che le guardie le mettano le mani addosso! Separiamoci! Dobbiamo trovarla prima che le guardie... Oh, l'abbiamo persa! Gigi, dove sei, cucciola? È il tuo Jojo che ti cerca! Gigi, eccoti finalmente! La mia bella Gigi! L'avete vista? Dobbiamo ritrovarla! Montate, ce ne andiamo! Non vorremmo dare fastidio! E adesso avvicinati al muro, mia Gigi, su! Buon compleanno a me! Catturateli subito! Che cosa le prende? Mi sembra un po' troppo instabile! Non parlare male di Gigi! Siamo liberi, Joe! Avevi ragione! Grazie, Gigi! Andiamo, forza! No, Joe! Non posso lasciarla qui da sola. Gigi! La mia Gigi! No! Già di ritorno, Joe? Eccomi, Gigi! La mia Gigi! A me non salta mai al collo! Beh, sì, per strangolarti. Ah, è vero! Su, basta con questa tristitudine. Puoi sempre andare a fare le visite al giardino zoologico di Washington. Davvero? Sì, quando uscirai, fra 345 anni. Ma ci sono qua io, giù! Lascialo giù! Calmati, per favore! Come sapete, il giardinaggio è un ottimo modo per divagarsi. Forza, non siate timidi, venite e prendete i vostri semi e le vostre palette. Ognuno di voi dovrà fare un piccolo buco nella terra e poi piantarci un minuscolo seme di acacia. E non provate ad usare questi attrezzi per evadere, Dalton. Ma certo, paletta, buco. Secondo voi cosa ci faremo? Scapperemo, stupidi! Ci terremo le palette e scaveremo un buco nella nostra cella. Oh, una teiera! Ehi, anche loro sotterrano gli ossi! Fanno dei buchi ridicoli, sono dei principianti! Dunque, qui non si può scavare perché c'è il villaggio degli indiani. Di qua c'è il fiume senza fine e quassù il deserto delle ossa secche. L'unica via di uscita è questa. Dovremo scavare un tunnel di 500 metri. 500 metri? Con queste palette? Ma dai, ci vorranno dei mesi. Perché? Hai altri piani per l'estate, idiota? Ehi, c'è un tipo strano che è uscito dalla mia teiera. Non sono un tipo strano, padrone. Sono un genio. Ah sì? Allora se sei un genio, che cosa ci stai a fare in prigione? Sono venuto ad esaudire i vostri desideri. 3 ciascuno, per essere precisi. E visto che voi siete 4, sono 12 desideri. Bene, allora io vorrei un panino con il salame. Esaudito! Gradirei anche un cetriolo, per favore. Esaudito! Fermi tutti! Se ho capito bene, questo tizio potrebbe scavare il nostro tunnel in un secondo senza palette. E tu piantala coi desideri stupidi! In effetti era meglio senza cetriolo, hai ragione. Fermo! Esaudito!
Sei un tipo fortunato. Io posso leggere nel pensiero. Tu vuoi... liberarti! Esaudito! Sentimi bene, Mago Mago. Ci serve un tunnel da qui a qui. Esaudito! Ma che fai? Ci serve un tunnel vero che parta da dentro la nostra cella e che sia lungo 500 metri verso sud. Esaudito! No, senti, guarda che il tunnel è per noi, dobbiamo passarci dentro. Esaudito! Ma cosa? Che c'è? Adesso ci passate? Portiamoci dietro il gigante, ci restano altri desideri! Potevate almeno strofinare prima di entrare. Uscite immediatamente. Di che ti lamenti? Non siamo noi i geni. Invece di sprecare desideri per stupidi tunnel, potevate solo chiedere di evadere. Ragazzi, vi è venuta un'idea geniale. Il nostro desiderio è di evadere e a grandezza naturale. Un'idea davvero geniale. Esaudito! Siamo liberi, siamo fuori! Bene, ora ti sei divertito abbastanza. Adesso ci devi portare fuori da qui, ma lontano! Ma lontano quanto, padrone? 1000 chilometri a sud e con atterraggio morbido! Oh. Niente scherzi, capito? Esaudito! Avevo detto morbido! Tu avevi detto atterraggio morbido, non decollo morbido, padrone! Allacciate le cinture e attraversiamo una lieve turbolenza! C'è 1000 chilometri da qui, ma non in una prigione, in un posto tranquillo, capito? Non c'è bisogno di urlare. Esaudito! Ehi, siamo liberi! Qualcuno di voi sa nuotare? No, tu leggi nel pensiero, no? Allora realizza il mio sogno. Io desidero soltanto il meglio per noi Dalton. Ci facciamo un altro giro? Giù! Sì! Wow, come vorrei poter vedere adesso la faccia di Peabody! E il tuo ultimo desiderio sarà esaudito! Giuro che vorrei davvero che riusciste ad evadere, non ne posso più di voi! Catastrofe al penitenziario. Niente di interessante. Ho un piano! Leggete qui! Sformato di patate con bacon, per 4 persone occorrono 4 kg. Un uragano minaccia la Louisiana, il penitenziario di Cormac City è stato evacuato. 1. Minaccia di catastrofe. 2. Panico. 3. Evacuazione del penitenziario. 4. Evasione! Ma qui non c'è nessun uragano, Joe. Non ha importanza. Quello che conta è che Peabody creda che si stia avvicinando una terribile catastrofe. Signor Peabody!
Ho saputo che sono in arrivo eventi terribili! Cos'è questa novità? Quali eventi terribili? Una vera e propria catastrofe! Ecco il segno, lassù! Avvoltoi che volano! Ho visto un gatto nero! Un gatto? Dov'è il gatto? I cani ululano disperati! Le mosche scrivono un messaggio nell'aria! Catastrofe! Buongiorno a tutti! L'affare del mese, $10 per una bellissima stoffa in pelo di coyote. Utilizzabile come gonnellino, come foulard o come asciugamano da bagno. Una profezia indiana di catastrofe! Esattamente! Questo telo con l'aggiunta di una profezia indiana di catastrofe costa soltanto $20. Impressionante! Dobbiamo evacuare il penitenziario! Andiamo, si tratta di ridicole superstizioni, nessuna evacuazione! Ma tutti quei segni! Quali segni? Ci sarà una catastrofe al penitenziario quando le galline avranno i denti! Everell e Jack, trovate le galline! Noi ci occuperemo dei denti! Joe, vieni a vedere, ho trovato i denti! Sì! Imbecille! Ta-da! Beh, dove sono le galline? Peabody ha detto quando le galline avranno i denti, non le uova! Così non ci scopriranno, dobbiamo solamente covarle! Forse era solo una gallina che si era travestita da gatto. L'ho presa! L'ho presa anch'io! Sto volando! I denti! Mi fai solletico! Sta arrivando! Signor Peabody! Dietro di lei ci sono le galline con i denti! Avanti, le guardi prima che se ne vadano! Di quali galline parli? Quando hai volato una volta, puoi volare per sempre! Yeah! Allora, capisci cosa dice? Non è così facile. Il serpente, l'albero... Denti che volano. Questo che segno è? Le assicuro che poco fa le galline avevano i denti! Mettiamoci in salvo! Joe, farò evacuare il penitenziario il giorno in cui gli asini voleranno! Quando un cane si comporta in modo così strano, non vuol dire che sta per succedere qualcosa? Ci sono giorni come questo in cui è meglio non cercare di capire. Guardi, un asino che vola! Ma no! Non vola affatto. Mi scusi, come sarebbe a dire che non vola? Volare implica un movimento, quell'asino sta fluttuando. Non è il momento di discutere, quell'asino vola! Tra l'altro non è affatto un asino, è un mulo. Infatti è un mulo che vola, guardi! No, no, sta fluttuando! Mi creda, signor Peabody, le assicuro che c'è in arrivo una terribile catastrofe. Naturalmente, ci sarà una catastrofe quando un branco di elefanti rosa danzerà la polca su un trampolino sotto una pioggia di rane che suonano i violini. Solo ci vorrà un po' di tempo, ma sono certo che accadrà. Aug. Le informazioni ricavate dalla leggenda dei denti che volano ci portano a concludere che qui avrà luogo una terribile catastrofe tra... 12 minuti! E la stoffa ha acquistato valore, adesso vale $45. Vedete, stiamo per essere colpiti da un meteorite! Aiuto, si salvi chi può! Bene! Evacuazione! Forza,
via libera, finalmente! Beh, c'è da dire che le catastrofi dei Bracciarotte non sono poi così devastanti. Ce l'abbiamo fatta! Allora, vi è andata ancora male, fratelli Dalton? Questa invasione è stata una vera e propria catastrofe.